Pane e vino, il binomio vincente di questa nuova edizione di Cantine Aperte, l'anteprima per il secondo anno consecutivo al Val di Chiana Village. Un evento di respiro nazionale che coinvolge centinaia di cantine, 15 quelle presenti in Val di Chiana che hanno proposto una degustazione delle loro etichette. Questa è solo un'anteprima, no? E soprattutto una possibilità per fare del bene, perché qui oggi siamo per il Meyer di Firenze e per dare un minimo di messaggio di quello che poi i visitatori troveranno in cantina il prossimo fine settimana, quindi in tutte le cantine del Movimento Turismo del Vino Toscana, che aprono le porte della stagione, no? Quindi fanno vedere quella che è un po' la novità dell'accoglienza, perché Toscana è un marchio importante, parliamo di un'esperienza, no? Quindi non si fa soltanto una visita, non si fa soltanto un assaggio, ma si porta a casa dopo la visita un ricordo che non è soltanto per chi è esperto di vino, ma è anche la curiosità di visitare una cantina, di sentire una storia, di poter vivere un'esperienza diversa che poi può anche sfociare in la volontà di imparare come si fa il vino e assaggiare in modo professionale. Il connubio funziona, lo abbiamo testato, sappiamo che eccellenza per eccellenza non può altro che risultare un ottimo prodotto. Lo facciamo perché Land of Fashion, che è il proprietario di Val di Chiana Village, ha nel suo DNA quello di avvicinarsi sempre più al territorio, quale migliore occasione di invitare i vini della Toscana. Insieme alle cantine protagonista un altro prodotto simbolo della toscanità, il pane toscano DOP. E quest'anno abbiamo voluto, come spesso abbiamo fatto con il Movimento Turismo del Vino Toscana, unire due eccellenze e devo dire, ecco, in queste ore molte persone sono arrivate e mi hanno detto: ma questo pane è buonissimo. Probabilmente, ecco, la Toscana non è soltanto il pane, come si dice, sciafo, no? È un pane di altissima qualità e quindi si parla di vino di qualità e il consorzio del pane toscano DOP che ci dà la possibilità di assaggiare anche l'olio. Un appuntamento che coniuga moda, shopping, vino, ma soprattutto solidarietà. Il ricavato della giornata sarà infatti destinato alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze per il progetto di accoglienza alle famiglie. Cercheremo di fare il nostro meglio per portare un contributo importante per la causa che è quella del Meyer. In realtà è la causa che ci ha fatto muovere tutti, che ci ha fatto unire anche quest'anno per l'iniziativa.